amici, ben ritrovati. Eventi del territorio quest'oggi è a Fontigo, in provincia di Treviso. Siamo alla tradizionale festa di Santa Libra e siamo in compagnia del nostro caro amico Guido Barisana. Guido, complimenti innanzitutto per la neoelezione a presidente della Proloco. Grazie. Dal 5 al 13 ottobre, festa di Santa Libra, una festa piena di emozioni e di tanto buon cibo territorio. Certo, certamente, quest'anno abbiamo ripreso con la festa di Santa Libera dopo un anno di tregua e ti ringrazio Luigi per l'opportunità che ci dai per farci conoscere ancora nel territorio, che dal prossimo anno riprenderemo, saremo qua di nuovo alla grande. Grazie anche alla cittadinanza di Fontigo che ha voluto alla grande di riprendere questa festa e noi come Proloco ci siamo sentiti in dovere di farla e di continuare con questa festa. Per fortuna la nuova, io sono quest'anno ho iniziato come nuovo presidente della Proloco, ho un direttivo fantastico, ho uno staff fantastico, ho dei volontari del paese che ci danno una mano grandissima e sono molto contento e molto soddisfatto. La festa sta andando molto bene e siamo molto contenti. Poi Guido, sui volontari ci torneremo alla fine, prima però una domanda. Sappiamo che è una festa piena di tanta musica, ma qui a noi e ai telespettatori della trasmissione interessa la promozione del territorio, quindi tanto cibo e tanto buon bere. Tanto cibo del territorio con i nostri prodotti del territorio, buon bere con il nostro buon vino, il nostro buon prosecco. Venite a trovarci, la festa continua e anche domani, quindi venite pure a trovarci. Le associazioni sono parte principale per la promozione del territorio e nessuna amministrazione potrebbe lavorare senza l'ausilio delle associazioni. Quindi il trionfo per noi è il ricominciare per questa Proloco dell'attività che era stata sospesa l'anno scorso. Quindi anche la risposta del paese, della cittadinanza è stata ottima, quindi un bravi sicuramente a loro che collaborano anche con altre iniziative, non solo per sagre ma anche per iniziative culturali e sportive. Quindi il sale dell'amministrazione è proprio le associazioni, sono proprio le associazioni. Prima dei saluti e di ringraziarti di averci invitato qui, sicuramente dicevi il direttivo senza i volontari non può far nulla, un ringraziamento è doveroso. No, i volontari sono indispensabili per mandare avanti questa tradizione e questa festa, senza di loro non possiamo far niente. Il direttivo ci vuole perché c'è molta burocrazia, molto lavoro dietro da fare, ma se ci sono i volontari non possiamo far niente. E quindi che dire, grazie ancora Guido per l'invito, grazie. Noi vi ricordiamo dal 5 al 13 ottobre siamo qui a Fontigo, vi aspettiamo per dell'ottimo cibo e dell'ottimo bere. Se ve lo perdete, prossimo anno vi aspettiamo qui. Vi aspettiamo.